Salve a tutti affezionati al canale AirDrive 2.0. In questo video parleremo di un articolo di Socialfall pubblicato l'8 dicembre 2020 che sta echeggiando molto nelle pagine di informazione alternativa negli Stati Uniti. Ma sicuramente voi vi chiederete chi è questo Socialfall? Socialfall, whatdoesitmean.com, è un sito di informazione alternativa, oppure come alcuni ritengono, di disinformazione altamente sofisticata. La proprietà e la fonte di finanziamento sono sconosciute e il sito pubblica costantemente articoli elaborati che mescolano fatti e finzioni con eventi recenti per creare elaborati fili di cospirazione. Spesso questi articoli appaiono solo ore dopo che un evento ha avuto luogo. Potrebbe essere una serie di operazioni di propaganda COINTELPRO, che è un programma di infiltrazione e controspionaggio interno dell'FBI. Socialfall, altrimenti noto anche come David Bott, un personaggio della CIA che lavora all'interno della Central Intelligence Agency e COINTELPRO. Ma tutto questo rimane un mistero su questo personaggio. Detto ciò, andiamo ad analizzare l'articolo in questione. Potrebbe essere una finzione o una realtà, questo non lo sappiamo. Ma voglio condividerla con voi e poi, come sempre, ognuno può trarne le proprie conclusioni. Infatti, un articolo di Socialfall, dove secondo le sue fonti russe riferisce che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha abrogato il trattato con gli alieni della Federazione Galattica. Ricordiamo che il trattato è stato firmato da Eisenhower nei primi anni 50 con la Federazione Galattica, dove si è sempre fatto esperimenti con gli esseri umani. Ma vediamo cosa dice l'articolo che ha molto a che fare con le oramai famose elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La Russia emette un avviso elettorale dopo che Israele ha rivelato che Trump è a conoscenza degli alieni. Un nuovo rapporto del Consiglio della Sicurezza russa, classificato al massimo livello di particolare importanza che circola nel Cremlino, discute gli eventi relativi al giorno 36 della guerra elettorale che attualmente è in furia in America. Dice che lo stato del Texas ha intentato una causa diretta contro la Corte Suprema degli Stati Uniti poco prima della mezzanotte di lunedì, impugnando procedimenti elettorali in Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin sulla base del fatto che violano la Costituzione, a cui si è unito il superavvocato Sidney Powell, che ha annunciato: "Dovremmo avere almeno tre stati davanti alla Corte Suprema entro la fine della settimana", che ha seguito i legislatori dell'Arizona che chiedevano la certificazione di falsi risultati elettorali, che è stata accolta dalla Corte Suprema dell'Arizona, che ha accettato di ascoltare una sfida repubblicana alle schede elettorali per posta. E gli esperti legali ora dicono: la Costituzione richiede che la corsa presidenziale sia tenuta in un giorno specifico, il primo martedì di novembre, e dovrebbe essere completato in quel giorno. La Federazione Russa, attraverso il suo rappresentante ufficiale, il viceministro degli esteri Sergei Rybakov, ha emesso un avvertimento affermando: "Non contattiamo il team di Biden e non lo faremo. Dobbiamo almeno aspettare i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali statunitensi, aspettare l'inaugurazione del 20 gennaio e poi vedremo noi. Non voglio che alcuni individui inclini alla malvagità, e ce ne sono molti a Washington, per cercare ragioni per una sorta di infinite accuse assolutamente infondate rivolte a noi. Quindi aspetteremo semplicemente, c'è tempo in abbondanza, nessuna fretta." Un avvertimento ufficiale all'America dopo che il presidente Donald Trump ha detto lunedì ai giornalisti che la gente può aspettarsi di vedere molte grandi cose nei prossimi giorni. E dopo che il miliardario cinese comunista dissidente Guo Wengui ha avvertito la scorsa settimana che la terza guerra mondiale è iniziata in silenzio. Lo ha visto affermare che l'8 dicembre sarà un giorno cruciale per il presidente Trump. Il che si sta verificando nello stesso momento in cui un numero maggiore di americani si sta risvegliando con articoli come: "Il traffico aereo militare degli Stati Uniti al di sopra degli Stati Uniti continentali è quadruplicato e tutti vogliono sapere il perché."
e sono specificamente le persone che vogliono risposte a tali domande sul perché il presidente Trump ha organizzato una manifestazione sabato sera nello stesso momento in cui ha scatenato il più grande ponte aereo militare della storia moderna. Un massiccio ponte aereo militare incentrato sulla base dell'aeronautica militare di Nellis in Nevada, dove si trova la base militare più protetta d'America, conosciuta come Area 51, e dove ora è stato rivelato che gli equipaggi di terra non erano preparati per l'enorme numero di soldati americani e l'arrivo delle forze di combattimento di difesa della Marina che improvvisamente e senza preavviso sono volate in questa base. Una vera e propria invasione che il Ministero della Difesa MOD della difesa russa si aspettava completamente dopo aver scoperto la scorsa settimana che il presidente Trump aveva abrogato il trattato esistente tra gli Stati Uniti e le forze extraterrestri firmato sotto costrizione dal presidente Eisenhower all'inizio degli anni 50. Un'abrogazione di questo trattato, seguita rapidamente dal Deep State, che lanciava sconsideratamente un attacco diretto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, attraverso il loro portavoce ufficiale del Washington Post, che diceva che la sua reazione alla vittoria di Biden ha superato persino quella di Vladimir Putin nella sua audacia malevola. Un attacco rapidamente seguito da Netanyahu che ordinava direttamente l'eliminazione di un alto comandante del Mossad, sospettato di cospirazione con il Deep State. Poi si è visto scatenarsi al mondo intero lo scienziato più venerato di Israele, il dottor Chaim Hasid, che è più comunemente noto in Israele come il dottor Haim Hasid. È il cofondatore dell'Agenzia Spaziale Israeliana e dell'Istituto di Ricerca Spaziale presso Technion Israel Institute of Technology. È stato a capo del programma di sicurezza spaziale israeliano per quasi 30 anni ed è per 3 volte vincitore dell'Israel Security Award, che dopo aver dichiarato «non ho niente da perdere», ha rivelato in modo scioccante che Trump è a conoscenza degli alieni e il dottor Hasid ha rivelato ulteriormente che la Federazione Galattica è stato in contatto con Israele e gli Stati Uniti per anni, ma si sta mantenendo un segreto per prevenire l'isteria fino a quando l'umanità non sarà pronta. Ne abbiamo parlato in un video precedente. Adesso si deve capire perché il presidente Trump ha abrogato questo trattato e perché è stato permesso alla Federazione Galattica di sperimentare sugli esseri umani. Poiché quasi tutto questo rapporto è altamente classificato, pochissimo può essere discusso apertamente. La sua sezione conclusiva indica l'attacco bomba che è appena avvenuto contro un noto sostenitore di Trump e sottolineando da questa trascrizione che mostra i membri del Consiglio di Sicurezza che discutono di come psicologicamente il popolo americano è preparato per la guerra che si sta avvicinando a loro. Una discussione, quella che il ministro della difesa Sergei Shoigu ha suggerito a queste persone che dovrebbero essere istruite come scolari russi su com'è la guerra. I scolari russi, il cui curriculum include lo studio delle opere del dottor Charles Morgan III, che è uno dei principali scienziati del mondo coinvolto nella scienza degli esseri umani in guerra e la cui ricerca neurobiologica e forense non è consolidata. Come esperto internazionale nel disturbo dello stress post-traumatico, tiene conferenze su argomenti ai cadetti del West Point, in modo che questi soldati sappiano come affrontare gli orrori della guerra che dovranno affrontare nel futuro. Ricordiamo che abbiamo trattato l'articolo pubblicato da Social Fall, secondo le sue fonti russe, l'8 dicembre 2020. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.